Il mercato dell'M&A a livello globale continua a rimanere molto vivace, con 4 trilioni di dollari di operazioni annunciate dall'inizio dell'anno. Anche il periodo estivo, un periodo normalmente più tranquillo, ha visto numerose operazioni annunciate. Continuando di questo passo, si possono raggiungere livelli record visti nel 2007. A livello geografico, gli Stati Uniti continuano come sempre a farla da padrone, dove ci sono stati il numero maggiore di annunci. Da notare negli Stati Uniti il deciso cambio di passo dell'amministrazione Biden per quanto riguarda l'analisi regolamentare dell'operazione, soprattutto dal punto di vista dell'antitrust. Questa è un'incognita che andrà attentamente monitorata nei prossimi mesi. In Europa invece il mercato più vivace è quello UK. Qui, dopo anni di incertezza legata alla Brexit con anche il Covid, si è creata una discrepanza valutativa tra le società inglesi e quelle europee, soprattutto americane, che ha attirato numerosi compratori, soprattutto private equity, che stanno lanciando offerte spesso opportunistiche, che quindi vengono, nella maggior parte dei casi, rifiutate dagli azionisti. Questa situazione ha generato un numero particolarmente elevato di rilanci e controfferte, che hanno permesso di ottenere rendimenti difficilmente ottenibili con operazioni di arbitraggio più lineari. Con società che hanno dei bilanci pieni di cassa, dei margini a livelli record e debito ancora a buon mercato, ci aspettiamo che questa situazione continui nei prossimi mesi. E questo ci permette di avere un portafoglio ben diversificato, con un mix di operazioni più o meno rischiose e ottimali.